Mister più importanti della storia dell'Unione Sportiva Lecce. E lei è stato due volte subentrato nella storia appunto della nostra squadra, a cavallo di due dirigenze, fra l'altro, quindi nel 93 la prima volta e poi è ritornato nel 97. Sì. Cos'è, rispetto a queste due esperienze, la prima e la seconda, quando ritornò, che situazione ha trovato a Lecce, mister? Che Lecce era il primo e che Lecce è stato il secondo, il suo secondo Lecce? Beh, insomma, il primo Lecce, quando sono venuto, che c'era il vecchio presidente. Sì. E c'era una situazione abbastanza delicata, particolare, insomma, sostanzialmente. E in effetti, insomma, non fu molto redditizia quell'esperienza, perché, insomma, ci furono dei problemi così, insomma, no? Invece la seconda volta venni perché insomma, c'era anche lì una situazione difficile. Allenatore c'era Prandelli, sì. Non andava bene la squadra e quindi c'era una situazione disperata. Io venni naturalmente però chiedendo al presidente Semeraro, che io lo ricorderò sempre, lo ricordo con grandissimo affetto, al quale chiesi di avere un contratto biennale, nel senso, certo, che io vengo, però se naturalmente dovessimo retrocedere dalla Serie A, perché era una situazione disperata, e devo dire che fra poco ci si salva, e io dovevo avere il contratto, cioè la possibilità l'anno successivo di costruire la squadra per vincere il campionato e ritornare in Serie A. Certo. E così sostanzialmente fu, e fu il secondo anno veramente una cavalcata molto bella, importante, grande campionato, interessante, insomma, via. Mister, lei è stato l'unico mister della sua Unione Sportiva Lecce che ha conosciuto le due presidenze. A livello umano, non tanto come presidenti di calcio, a livello umano, la famiglia Semeraro rispetto alla famiglia Iurlano, che differenze ha trovato? Con chi ha legato di più e chi meno, per la sua esperienza, insomma, nel Salento? Sì, ma devo dire, nella confronto della famiglia Iurlano i rapporti erano molto professionali. Io ho sempre avuto rapporti con il presidente, poi per altri problemi non ho mai avuto dei contatti. Sì. Invece con Semeraro io ho avuto contatti anche con la famiglia, con i figli, insomma, con la moglie, con tutti quanti, e naturalmente mi è rimasto un ricordo molto più significativo. Mister, lei saprà del momento un po' particolare che sta vivendo l'Unione Sportiva Lecce, forse si parla di un passaggio di proprietà con la famiglia Tesoro. Anche non sapendo, conoscendo benissimo i fatti, si è fatta un'idea di questa situazione? Se è giusto per questa società un passaggio, oppure lei, diciamo, in quanto simpatizzante del Lecce, spera per la nostra storia che continui la famiglia Semeraro a tenere in mano le redini di questa società? Beh, io devo dire che la famiglia Semeraro ha dato tantissimo per questa squadra e ha dato tantissimo anche per la città. Probabilmente adesso si sentiranno un pochettino stanchi, anche se i ragazzi, cioè i figli di Giovanni Semeraro, sono giovani, quindi potrebbero tranquillamente galoppare in sintonia con la squadra, però evidentemente, come ho detto, ci sono dei problemi particolari che io non conosco. È certo che se il Lecce dovesse andare da un altro imprenditore con un altro presidente, cioè, a me dispiacerebbe che Semeraro non ci fosse, però devo dire che un altro presidente gli augurerei tutto il bene possibile e immaginario, anche perché deve portare avanti sempre la storia del Lecce. Sì, mister, il Lecce, da quando è arrivato Cosmi, parlando del Lecce attuale, ha avuto un cambio di marcia allucinante. Secondo lei in Cosmi c'è qualcosa della grinta di Sonetti, del mister Sonetti, di quando venne a Lecce? Ma io questo non lo so, questo lo dovete dire voi, io posso fare soltanto... Come un po' un leader carismatico, no? Quello che un po' è stato lei. Come? Un leader carismatico, quello che è stato un po' lei quando venne a Lecce. Sì, sì, però insomma non sta a me giudicarlo, insomma, voglio dire, no? Io dico soltanto che posso fare dei complimenti a Cosmi, perché sta ribaltando una situazione veramente drammatica, e adesso è ancora difficile, ma comunque ha dato una identità a questa squadra qui, ha trovato alcuni giocatori che gli hanno dato delle grandi soddisfazioni, e spero vivamente che riesca a portare il Lecce a rimanere in Serie A. Secondo lei ce la facciamo, mister?
Secondo me è un discorso che non, cioè affettivamente secondo me sì, però dopo ci sono, cioè, anche a livello tecnico la squadra ha potenzialità cose, per potersi salvare. Come? A livello tecnico ha delle potenzialità per potersi salvare questa squadra. Ma io, come ho detto, in queste ultime partite ha dimostrato di avere anche dei giocatori importanti, fra l'altro c'è anche Di Michele che è stato con me, che lo ricordo con grande simpatia, anche con brivio, nonostante che ci sia stato soltanto pochi giorni insieme. Però sono dei giocatori che ricordo con grande affetto, soprattutto Di Michele naturalmente, insomma, no? Sì. E poi, come ho detto, ci sono dei giocatori importanti, mi sembra che la strada sia quella giusta per poter tentare di rimanere in Serie A. Mister, c'è un ricordo più bello che lo lega a questa, alla città di Lecce, alla sua esperienza salentina? Una cosa che ricorda particolarmente, piacevolmente? Ma io quello che ricordo particolarmente è il vissuto della città, insomma, no? Io mi ricordo, ci sono stati fatti anche in quell'anno lì, al di là del problema strettamente sportivo, degli spettacoli anche con la Katia Ricciarelli, con dei cantanti lirici, io sono appassionato di lirica e quindi fui coinvolto in questo tipo di discorso e mi rimase sempre impresso tante cose belle, insomma. E la calcisticamente la vittoria più bella, mister, invece? Come? Non ho capito. Calcisticamente la vittoria più bella che ricorda con più piacere, c'è stata una partita che ricorda, se pensa all'esperienza leccese, una partita che le salta subito in mente? Insomma, fu un campionato molto sofferto, si vinse direi anche bene, andammo in Serie A, fummo promossi comunque bene, però ecco, non c'è una partita particolare che mi lascia. Diciamo tutta mi la stagione lasciato della grande cavalcata, quella verso della promozione, insomma, sono state varie partite importanti effettivamente. Sì, ci sono state tante partite importanti, quindi insomma no. Ha un rimpianto, mister, sulla sua esperienza a Lecce, qualcosa che avrebbe voluto fare e che non ha fatto? Un rimpianto certamente, perché io per esempio lì c'era il direttore sportivo Corvino, con il quale ho avuto un rapporto che poi lui volle rompere, e non lo so, e comunque forse avrà fatto anche bene, però mi è dispiaciuto tanto venire via dopo aver sofferto tutto un anno, anzi quasi 2 anni, aver sofferto per riportare questa squadra qui in Serie A. Certo. Comunque, va bene così, Corvino decise in questa maniera qui, perché fu soltanto lui praticamente a decidere questo tipo di discorso, e quindi va bene così, insomma. Mister, mi è dispiaciuto, mi dispiacque, però è così. C'è un calciatore della storia, diciamo, di quegli anni a Lecce con cui è rimasto particolarmente legato, con cui continua ad avere a sentirsi un rapporto? Ma ci sono dei giocatori che c'ho sempre un grande rapporto, come per esempio Giannini, il principe, insomma, e a volte lo sento, c'è Palmieri. Sono dei giocatori che sono straordinari, grandi che giocatori. Io li ricordo sempre con grande affetto, insomma. C'è Sesa, questo Sesa che non lo sento mai durante l'anno, però quando ci sono le feste mi manda sempre gli auguri, che è eccezionale. Quindi li ricordo sempre con grande affetto. Poi c'è Lorieri, il portiere. Lorieri, sì, che adesso comunque è anche qui da noi, lavora come preparatore dei portieri. Sì, ecco, Teo, che saluto con grande affetto veramente, insomma, perché... ci siamo sentiti spesso, insomma, ecco. Mister, le posso fare una in generale, uscendo dal campo del Lecce Calcio, che idea si è fatto del calcio scommesse, della querela che c'è stata in questo periodo? Secondo lei sono soltanto, esiste veramente qualche associazione al calcio scommesse, oppure è tutta un grande equivoco? No, non ci sono assolutamente degli equivoci. Lì c'è una situazione che è stata fatta e probabilmente, e poi d'altra parte, insomma, le testimonianze che hanno fatto gli stessi giocatori e quello che gli inquirenti stanno portando avanti, non c'è niente di campato in aria. Io non so poi quale sarà il fossato definitivo alla fine del discorso, però certamente non è una bischerata. Sì, mister, lei è stato, oltre ad essere un grande allenatore, è stato anche calciatore, ma cosa porta un giocatore che già di per sé guadagna tanti soldi, che comunque fa parte di categorie importanti, a poter vendere o comunque
fra virgolette, taroccare una partita. Cioè, secondo lei cosa subentra nella testa di un giocatore per poter fare certe cose? Io credo che ci sia soprattutto l'avidità e la superficialità nell'interpretazione di questo ruolo. Noi siamo delle persone fortunate in questo mondo molto delicato che noi stiamo vivendo, che vivevamo anche qualche anno fa. Noi siamo dei fortunati e ci sono delle persone che non riescono a rendersi conto della fortuna che abbiamo. Giusto. E poi la superficialità, perché si pensa di essere intoccabili al di sopra delle parti. Io sono allenatore, sono calciatore, quindi io posso tutto. Non è così. Giusto. Mister, un'ultima domanda sul Salento e poi chiudiamo, perché sarò gentilissimo, non voglio disturbarla. Le manca di più del Salento il sole, il mare, i rustici o i pasticciotti? A me mi manca tutto, insomma. A me mi manca tutto del Salento, insomma. Ma fra rustici e pasticciotti, mister, preferiva il dolce o il salato? No, preferisco il salato io. Quindi devo dire rustico. La verità. Mister, comunque grazie mi manca, di cuore. Cioè, Lecce la ricordo sempre con grande affetto e quando ne parlo sempre con il batticuore. Grazie, mister, è stato gentilissimo. Grazie di cuore, mister. In bocca al lupo per tutto. Saluti a tutti quanti. Grazie, mister. Arrivederci. Ciao, buonasera. Arrivederci.